Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Child of Light. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo il super episodio della volta scorsa, ragazzi, in cui ho voluto assolutamente terminare la super missione dedicata alla pulizia all'interno dei magna dai ragnazzi maledetti. Bello il mio brufolo. Dopo aver fatto pulizia, ragazzi, in magna, fortunatamente ci ha trasportati fino al tempio in alto dove dovevamo andare. Effettivamente, però, prima di proseguire, direi che ci dedicheremo, ragazzi, ad assegnare questi punti abilità. Direi, ragazzi, che comprerò questo aumento di difesa magica. Comprerò questo fendente più che colpisce tutte le creature oscure, il che ci interessa. E dopodiché aumenta danni 25% per 4 turni. Perfetto, con Aurora siamo a posto. Con Rubella, invece, direi che comprerò aumento forza, e fino a qua, ragazzi, abbiamo terminato le abilità. Comprerò antialterazione, che sembra molto interessante, e l'aumento dei punti vita. Siamo qui da Finn, per il quale non c'è altra scelta se non che aumentare la sua forza, per cui direi che comprerò aumento forza di 2, aumento difesa di 5 e nient'altro, perché non abbiamo più punti abilità. Con Nora comprerò questo, stasi più, che riduce la velocità di tutte le creature oscure del 50%, ragazzi. Questo ci piace perché colpisce tutti i nemici nello stesso momento. Dopodiché comprerò aumenta forza, e questo di regola aumenta l'efficacia di stasi, per cui direi che comprerò aumento difesa magica di 5. Dopo siamo dal piccolo Robert, con il quale comprerò aumenta colpo critico e aumenta forza. Ok, abbiamo assegnato tutti i punti abilità. Perfetto, ragazzi, eccoci qua arrivati. Non ci resta che procedere per vedere dove questo magico viaggio ci sta conducendo. Effettivamente, prendiamo tutte le bollette. Qua c'è della corrente. Attenzione, qua c'è già un nemico pronto ad attaccarci, ragazzi. Quella corrente è piuttosto forte, direi, Proporrei di non allontanarci troppo da questa costa rocciosa, anche se l'aria sembrerebbe volerci fare il contrario, per cui eviterò questo nemico e aprirò questo scrigno. Ok, visir della difesa magica, oh mio Dio. Allora, qua ci sono... Che ha detto? Ha buttato cianfrusaglio ovunque. Ci stiamo avvicinando, dunque. Ok, perfetto, attenzione al nemico. Qua c'è qualcosa di interessante. Questo posto fluttuante è buio e desolato, e io sono stanco e un po' faticato. Povero lucciolino, povero, povero lucciolino. Qua possiamo andare ancora più su, ragazzi, ancora più su. Ma vi rendete conto di quanto stiamo andando su, ragazzi? È allucinante sta roba. Apriamo qua. Io già mi stavo spingendo su per, tipo per gioco, no? Come per dire, oh... Cioè, così ce ne andiamo davvero. E l'alto e il basso, la dama e il cielo. Cioè, tipo per sfidare, no? Come per dire, sto andando più su, sì, vediamo fino a dove mi fate arrivare, ragazzi. Quasi continua ad andare su. Lucciolino, che succede se tu attivi questo? Ah, ok, mi fa passare, meraviglioso. È che non so se effettivamente avrei dovuto andare prima di sotto. Però qua è pieno di nemici, ragazzi. Questa cosa sembrerebbe essere abbastanza problematica. Vediamo qua che abbiamo. Qua niente. Mi sono infilata una punta dentro alle chiappuzze. Non mi dire che era qua che dovevo andare, eh. Affrontami, bestia feroce. Non ti temiamo, la tua furia non ci nuoce. What the hell. Oh merda, allora no, parlamone, perché io sono appena arrivata e già mi si presenta un boss, porca vacca miseria. Allora, colpo più, direi di provare così, e possiamo usare anche fendente più, ragazzi. Bam, oh mio Dio, allora queste creature oscure sono un problema, ecco ci ha rallentato. Tac. Dobbiamo usare qualcosa di luce, ragazzi, contro queste creature qua, Proporrei di mettere Nora al posto di Rubella, se possibile. Perché devo rallentare i nemici, ragazzi. Loro ci hanno rallentati e questo potrebbe essere un problema. Non mi aspettavo di ritrovarmi un boss così rapidamente, effettivamente. Allora,
Ti devi far sostituire da Nora, cara Rubella, mi dispiace. Stasi più. Però ci metterà più tempo. Adesso magari qualcuno la interromperà perché ci devono attaccare tutti. Oddio, 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 oddio. Non ci avevo fatto caso che stava per morire, poverina. Ah, caspita. Allora, Nora, fai il tuo dovere, per favore. Li abbiamo rallentati. La piccola Aurora, ragazzi, dovremmo farla sostituire. Niente, proviamo così, ma... ha fatto appena in tempo a schivarlo, ragazzi. Allora, dobbiamo sostituire... ecco, ce l'ha rallentata, niente da fare. Dobbiamo sostituire Aurora, ragazzi. Porca miseria, me l'hanno buttata giù già. Allora... direi di mettere... il fatto è che Aurora, ragazzi, ci aveva gli incantesimi tipo quelli di luce. Dobbiamo farla rivivere, ragazzi. Vivifica, ce l'abbiamo? Ok. Ok, prendiamo le pallette, visto che ci siamo. Anche loro comunque li abbiamo rallentati, eh. Non farò comunque in tempo, temo. Proviamo, ragazzi, raggio di luce su uno di sti due nemici scassapalle. Mettiamo inarrestabile su Aurora, sempre se non me la interrompono. Vediamo un po' se è efficace almeno. Ok, perfetto, è efficace, questo era ovvio. Perfetto, vai di inarrestabile, piccola Aurora. Direi di mettere anche fretta, ragazzi, alla nostra squadra non appena sarà possibile. Utilizziamo di nuovo raggio di luce sulla nostra nemica. Ai ai ai. Aia. Per fortuna non ce l'ha interrotta, ragazzi. Ok. Dovrebbe andare. Sono resistenti ste bastarde maledette. Proviamo ad usare, ragazzi, fretta più su tutta la nostra squadra. Oddio, la piccola Aurora sta per spirare. Non me ne ero molto accorta, effettivamente. Prendiamo delle pallette. Ok. Usiamo di nuovo raggio di luce su questo nemico. Ok. Per fortuna non ce l'ha interrotto. Che è successo? Non ho usato raggio di luce. Direi di sostituire un attimo Nora, ragazzi, con Rubella, perché ci deve servire con cura. Ok, raggio di luce, sì. Perfetto, è andato a segno. Ma quanto resistono questi? Minchia, iniziamo con una battaglia così dura già dall'inizio, ragazzi. Cioè, a saperlo esploravo un po' di più qua intorno, porca vacca miseria. Dovrei morire, ecco. Niente, ho scelto l'altra, vabbè, niente da fa. Almeno comunque la colpirà. Però dovremo rallentare di nuovo i nostri nemici, ragazzi, perché sono tornati veloci. Minchia. Non mi aspettavo, raga. Non mi aspettavo tutto questo, ve lo giuro. Niente, riutilizziamo stasi più su tutti. Ah, non posso usare adesso raggio di luce, non abbiamo abbastanza magia. Porca vacca. Niente, proviamo ad usare fendente più su tutti. Non so quanto potrà essere utile. Bam. Ah, ma minchia, non gli fa niente. No, perché questa sì, ok, no. Quindi non sono particolarmente vulnerabili agli attacchi fisici. Niente da fa. Ok, siamo riusciti a rallentarli, almeno, per quanto possa essere utile. Cioè, non so se ci stiamo rendendo conto, ragazzi, di quello che è successo. Cioè, che sono entrata subito in un combattimento contro un nemico pure abbastanza temibile. Anzi, tre nemici abbastanza temibili, perché, porca miseria. Niente, devo... boh, proviamo a sostituirla con Rubella, ma c'ho i miei grossi dubbi che serva qualcosa. Avanti così... serve a niente, ragazzi, eh. Niente, sostituiamola. Però Aurora non ha la possibilità di usare la magia, ragazzi. Con Finn, ma Finn non ha magie di tipo di luce. Proviamo ad usare folgore sul grifone, vediamo che succede. Antialterazione su Finn, così totalmente a caso. Vediamo se serve a qualcosa. Niente, serve a niente. Niente a niente serve, ecco. Stavo per usare antialterazione, porca vacca. Ormai, cioè, serve a niente, me l'ha rallentato, c'è sta poco da fa. Madre mia, raga.
Proviamo ad usare Robert, ragazzi. Vediamo se serve a qualcosa. Ma c'ho i miei dubbi comunque. Proviamo il tralcio. Vediamo se serve a qualcosa. Ecco, interrotto. Mi è servito proprio una scippa di niente. Ok, noi non l'abbiamo rallentato, però capirai, già era rallentato, capirai che ci è servito. Che Aurora serve la magia, cavolo. È possibile che non possiamo recuperarne un po'? Devo usare per forza una pozione, cosa che non volevo fare. Ok. Ecco. Grazie. Minchia, Aurora già in fin di vita, ragazzi, cioè. Non so se ci stiamo rendendo conto di ciò. Madre mia. Potente pozione magica, dale. Così ci sbrigheremo tipo dopodomani. E che pure i nostri, ragazzi, ce li abbiamo rallentati, cioè. Nora pure, non ha più magia. Porca miseria. Ovviamente adesso ce la interromperà. Ovvio, figuriamoci. Sta per morire, tra l'altro, la poverina. Non me ne ero nemmeno accorta. Ok, almeno adesso abbiamo rimpolpato un po' la nostra magia. Forza con raggio di stelle. Sempre che non ce lo interrompano. Ecco. Porca vacca! Niente, mi serve stasi più su tutti, ragazzi. Sempre che non me la interrompano. O peggio, che non me la uccidano. Perché non ci avevo fatto caso. È un disastro. Questa situazione è un disastro. Ci stiamo rendendo conto di quello che sta succedendo? Niente, mi serve Rubella, ragazzi. Ecco. Niente da fa. Minchia. Ne è rimasto uno per grazia divina. Mi è servito molto, devo dire, Me la interromperanno di sicuro, ragazzi, di nuovo. Vabbè. Posso usare stasi più su tutti, porca vacca? Mi sta venendo il nervoso, ragazzi, oggi, Mi sta venendo il nervoso, va bene? Perché adesso di nuovo mi attaccheranno queste due stronze, di nuovo. C'è un circolo vizioso da cui non si esce. Di nuovo. Niente, ho fatto in tempo a colpirmi. E che allucinante, ragazzi, perché Aurora è a zero. Quindi, è l'unica che abbia magie efficaci contro sti maledetti stronzi di personaggi di merda. Ecco. Sono senza parole, ragazzi. Sono letteralmente sconvolta, va bene? Letteralmente sconvolta. Non c'ho manco più magia con Rubella, ovviamente. Per cui c'è, che me serve? A niente. Niente. Proviamo ad usare di nuovo raggio di luce. Raga, mi sta salendo il nervoso oggi, mi sta salendo il nervoso oggi, Come non mi saliva da diverso tempo, perché non è possibile. Sembra che devono morire, sì, muoiono sto ca... Ecco, adesso me la interromperà. Ovviamente. Figuriamoci. Raga, che come se mi sto innervosendo oggi, Madonna, come mi sto innervosendo oggi. Questo mi sa che è chiarissimo. Miracolo. Ne è morto uno. Che è successo? In ogni caso non facevo il tempo a interromperlo, quindi ci è servito proprio a niente. Non così, ma... Perdon? Cioè, raga, l'ha riportata in vita? Non so se ci state credendo, io non ci sto credendo. L'ha riportata in vita? Non ci sto credendo.
Non ci sto credendo, ragazzi. No, 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 non ci sto credendo. Cioè, ragazzi, sembra normale che io passi tipo i primi 20 minuti di video a fare una fight, una battaglia? A voi pare normale, a me no? A me no? E sto usando tutti i miei maledetti tonici curativi che ho. Non c'ho manco più magia. Ovviamente non ne recupero da ste maledette piante di merda, non ne recupero. Perché mi devi dare pallette per l'ucciolino che già è carico? Manco lei c'ha più magia. Siamo a posto. Ah, minchia. Ecco, ovviamente, siccome non era abbastanza già essere nella merda, rallentami sto cazzo. Veramente è da commentare sta roba? Non lo so se è da commentare. Ecco, è andato. Portala in vita di nuovo, mi raccomando. Recupererò un po' di vita? No, figuriamoci, no? Cioè, raga, mi sembra tutto così assurdo, ve lo giuro. È tutto così assurdo. Io direi di provare a difenderci, perché tanto, figuriamoci. Ecco, infatti. Miracolo che li ha evitati. Che è successo? Dovremmo rallentarli, vedete? Arrivati a sto punto, ecco. Sì, continua a rallentarci, maledetto figlio di una... Non so, ragazzi, non so cosa pensare, ve lo giuro. Ok, è andato. Chissà se... Se riuscirò Perfetto, almeno ha contrattaccato. Ovviamente lui adesso è più veloce di noi. E quello che mi manca è perdere adesso. Effettivamente, è proprio quello che mi manca, guarda. Direi di provare a sostituirla con, che ne so, Finn. Cioè, totalmente a caso. Proviamo a dargli addosso così, ma non so quanto possa essere utile effettivamente. Cerchiamo di rallentarlo così, raga, ma è molto inutile. Io questo lo devo uccidere, ma proprio male, male, male lo devo uccidere, io sto stronzo! Servito a niente! Servito a niente! Io continuo a non capire perché non mi fa recuperare vita con le pallette e tutto il resto. E vaffanculo! Oh, scusate, raga, però cioè veramente è troppo, eh. È troppo questo. Mi tocca usare un'altra pozione magica. Perché l'unica che può farla fuori è sta poveraccia di Aurora. E lei lo sa, la stronza. Niente, devo curarla. Dai, gli ultimi colpi, dai. Ecco, adesso me la interromperà. Ah, che culo, per una volta, che è successo? Cioè, raga, vi rendete conto che ho perso mezz'ora? Adesso io probabilmente avrò fatto tagli, ovviamente, ma ho perso mezz'ora per fare questo combattimento. Solo questo combattimento. Cioè, io che ve faccio vedere nel video? Effettivamente, niente! Io che smadonno contro un gruppo di tre idioti che mi si è piazzato in mezzo ai piedi così a caso. Polvere della velocità, grazie. Ah, perché qua era... Cioè, ragazzi, allora, io potevo prendere tante di quelle strade perché sto posto era tanto immenso. E dovevo arrivare subito qua per arrivare subito al Tempio della Luna quando magari potevo esplorare tanti altri posti. Cioè, non so se ci stiamo rendendo conto di questa cosa. Non so se ci stiamo rendendo conto. E per me questa cosa è veramente assurda, ragazzi. Assurda. Minchia, oh.
Non ho parole. Mi sa che pure oggi, ragazzi, il video durerà un pochettino di più, perché cioè non posso soltanto propinarvi un combattimento in un video. Cioè sarei veramente una stronza, capite che vi voglio dire? Qua ci sono tracce del circo. Il circo è passato da queste parti. Ha lasciato qualche segno delle circense arti? Eh sì, sono proprio qui. Oh mio Dio, che è successo qua? Posso controllare? Ok, qua posso aprire. Ah, noi abbiamo... E questo che piange chi è? Oh, mi sa che abbiamo completato la missione di Rubella, ragazzi. Aspettate, allora. Le abilità. Direi che aumentiamo i punti massimi della magia di Aurora. Dopodiché, per quanto riguarda Rubella, direi che aumentiamo la difesa magica. Per quanto riguarda Finn, direi che compriamo fuoco indomabile. Per quanto riguarda Nora, direi che compriamo questo, stasi. E per quanto riguarda Robert, compreremo antidoto e aumento la difesa magica. E al diavolo. Ok. Ehi, sei per caso il fratello di Rubella? Triste giullare, perché piangi e sospiri, ahimè? Per la luce perduta, terrore e sconforto, per le vuote stanze di chi è ormai morto, per le vuote menti di chi è ancora vivo, per la fine del circo in un mondo cattivo, per il vecchio che a stento può camminare, per il pargolo che a stento sa parlare. Ecco per chi e perché piango e sospiro, ahimè. Vedi quel coso, un rifiuto scartato? Il circo m'ha lasciato ugualmente disperato. Perché, chiederai veramente? Perché, come han detto, non son divertente. Mia sorella e io volevamo sfondare, invece la vita voglio or terminare. Fermati, Tristis, son io. Rubella, la mia vista m'inganna. Tristis, su, lascia stare il circo itinerante. Ma il nostro sogno è la mia condanna. Io comico eccelso, tu di lemuria grande cantante. Aurora, questa bimbetta mi ha condotto in una grande avventura. Inver, come giullari non siamo un granché, ma come guerrieri facciamo paura. Potremmo sfidare l'oscurità con acrobazie, poteri curativi e abilità. E così sarà. Quindi Aurora, eccoci qua. Grande! E quindi che fa? Si unisce anche lui al... No! Si è unito anche lui al nostro gruppo! Tristis, non essere triste però! Poverino, mi dispiace vederlo piangere, ragazzi. Ok, avete qualcosa da dirmi? Siccome avete spostato così tanto la telecamera, sembrava voleste dirmi qualcosa. Immagino che appunto avrà delle abilità. Allora, inarrestabile, aumento dei punti vita, aumento dei punti magia, direi di comprare forza, schivata, difesa magica. Questo dà armatura totale, aumento dei punti vita, aumento dei PM, perfetto. Allora, intanto, allora, non so se ragazzi proseguire di qui a sinistra. Qua c'è il mare e per adesso non credo che sia quello che ci interessa. Per cui direi di dirigerci comunque qua a destra e di dare uno sguardo a quello che mi sarei perso. Ui, qua intorno. Tu stai calmino però, eh. Allora, qua sotto che oh, qua c'era una rivelazione, ragazzi, mi sa, eh. Ui, 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 che aria. Ui, rivelazione, rivelazione. Ah, madonna, ma sto vento è indicibile. È una cosa vergognosa. Ma è una presa per i fondelli? No, sul serio dico, eh. E che cavolo. Oh, l'ho presa, che culo. Ok, ragazzi, qua ce l'avete se volete leggerla. Qua sotto, c'è qualcos'altro. Stavo per andare addosso al nostro amico qua. Scrigno. Potente pozione magica, per fortuna. Dovremmo recuperare un po' di robette, ragazzi, eh. Allora, qua sotto c'è un altro scrigno. Apriamo qua. Pozione magica. Qua siamo passati perché lo scrigno lì era aperto. Qua sotto. Potrò andare in qualche modo o c'è sempre quest'aria? Madonna. Aia, ecco, ovviamente, figuriamoci. Ah, posso andare anche di qua. Che? Vabbè. Oh, ne ho avuto abbastanza oggi di... Ecco pure. Di scontri, eh. Proviamo offendente più. Beh. Madonna, cioè alcuni ragazzi sono veramente resistenti comunque. Direi di prendere Finn, perché questo di ghiaccio suppongo che lo si possa sconfiggere con fuoco indomabile, più che adesso non mi interessa perché non devo colpirli tutti. Tac. Ok. Ah, è resistente al fuoco, attenzione. Ah, perché è blu, è di acqua, non di ghiaccio. Che genio che sono. Sì, sì. Aia, la conce tu madre.
E a che sarà debole? Al fulmine? Ok, vulnerabile al fulmine, perfetto. Ora me la interromperà ovviamente. Grazie, grazie. Grazie davvero di cuore. Direi che è il caso di cambiare Aurora. Aia. Ok, è andato, per fortuna. Cambiamola con Tristis, ragazzi. Vediamo che riusciamo a fare con lui. Anche se da quel che ho capito, appunto, serve più che altro a, come si dice, utilizzare magie per gli stati, ecco. Allora, proviamo ad usare Monsone su questo che è di pietra. Vediamo se ha qualche effetto. Perché gli attacchi fisici, aia, non credo che servano a molto. Porca vacca! Me lo devi proprio interrompere, figlio de na... Proviamo ad usare armatura totale sul Finn. Ok, il monsone ha avuto un buon effetto, però non è vulnerabile all'acqua comunque. Ecco, ok, per fortuna ha schivato. Attacchiamo di nuovo con monsone. Direi di provare a prendere qualche palletta, per fortuna. Oh. Minchia, pure le imboscate ci mancavano, come se oggi non avessi già combattuto abbastanza, porca vacca. Oh. Io non lo sapevo che buffe creature così alle muri abitassero qui. Ah, ma bando alle ciance, la pipa a quanto la venti? La venti? La vendi? La agogno? Nemmeno per sogno! I loro discorsi molto sensati. Allora, dell'abilità di chi? Ok, uno di Finn, direi di aumentare i punti magia. E Nora, direi di aumentare la difesa magica, perfetto. Ok, la piccola Aurora è in difficoltà, ragazzi. Aia, aia. Ok, apriamo questo. Sarà qua sotto, magari era importante. In ogni caso, io ho ancora, ragazzi, la polvere, ok, della difesa. Chi ce l'ha più bassa? Aurora, anche se pure Rubella non scherza, ragazzi. La polvere della difesa magica, direi che quella che ce l'ha più bassa, ragazzi, stavolta è Rubella, per cui la daremo a lei. La polvere della velocità, Tristis è quello che ne ha meno. Però direi che la daremo a Aurora, anche se è quella che ultimamente stiamo usando di meno. Guardate un po'. Ho anche la polvere della schivata, attenzione. Finn è quello che ne ha meno, per cui direi che lo darò a lui. Ok, questo problema è stato risolto. Usciamo da qui. Se dovesse essere possibile andare più in basso, cioè i miei dubbi, visto che l'aria è così forte. Però qua possiamo entrare. Spero... Merda, miseria. Stavo per dire che non ci siano imboscate. Oh no. Ecco. Ah, di qua si riesce. Perfetto, va bene. Perfetto. Uff, chiamo un pelo. Ok, citrino grezzo, non ho ancora visto quello che fa. Vabbè, allora, direi di andare più su. Attenzione alle correnti, attenzione ai nemici. Direi di tornare lì, ragazzi, da dove siamo appena arrivati. Dove è appena avvenuto il nostro scontro. Apriamo questo scrigno. Aurora in fin di vita, ragazzi. Cioè, questo è un grosso guaio. Allora, apriamo qua. Utilizziamo una pozione magica, mi sa. Potente tonico curativo su di lei, perché non c'erano molte altre alternative. Va bene, eccoci qua. E qua devo ancora salire e vi cercando di evitare altri scontri, almeno per adesso. Ok, qua c'è il Tempio della Luna, ragazzi. Direi di andare. Uff, che faticaccia oggi, eh. Aurora, figlia mia. Padre! Oh, specchio d'acqua, fammi vedere. Mostrami le sue afflizioni più vere. Vostra grazia, la diga è stata distrutta. Le bestie e le messi finiranno affogate. L'acqua si alza di minuto in minuto. Dite che fare, ma non disperate. Oh, merda. Sta succedendo anche altro. Nora, papà sta morendo. La diga è crollata, l'acqua è dappertutto. Siamo quasi arrivati. Ci siamo, respingi il tuo lutto. Che situazione tragica, ragazzi. Cioè, sa che il padre sta male. Che sta succedendo anche altro nel loro regno. Cioè, come deve sta sta povera bambina? Proprio di merda, diciamocela così francamente, ragazzi. Non può stare in altro modo. Grazie al cielo, infine ci siamo. Aurora, è il momento. Ci salutiamo. Come ci salutiamo? No, no, non salutiamo. In che senso ci salutiamo? In che senso? Che stanno tutti piangendo, no, eh? In che senso ci salutiamo? No! Oddio, io non ero pronta a una cosa del genere, dai!
Oddio ragazzi, che significa? Oddio, non vi fate vedere che piangete, per favore, perché già non sto capendo che sta succedendo. E non so se posso sopportare sta roba, Perché, cioè, ragazzi, mi ero affezionata a tutti loro. Cioè, erano una sicurezza, sapete, no? Sapere che c'erano. Oddio. Oddio, ragazzi, si salutano davvero. Oddio, no. Buona fortuna, intraprendente Robert. La mia intrapresa è fallita. Addio, Margaret. Non essere ridicolo, direi. In te a colpo sicuro investirei. Oddio, no, raga, no. Non ero pronta a salutarli. Burbero Finn, abbi cura di te. Che farò? Ho paura. Ci lasci, perché? Da mio padre io devo tornare. Ad essere arditi dobbiamo tutti imparare. Uffa, no, non li voglio lasciare. Cioè, Tristis è entrato adesso nella compagnia. Malinconico Tristis, non ti rammaricare. Abbandonato di nuovo, non sono sorpreso. Uffa. Tutti lo siamo alla fine. Il trucco è restare felici finché siamo vivi. Non temere, mi voto a combattere l'oscurità. Solo così il futuro meno triste sarà. Oddio, Rubella è quella che sta da più tempo con noi. Addio, prode Rubella. Proprio nel mezzo della nostra avventura te ne vai su due piedi. Te la caverai anche senza di me, sono sicura. Uffa, raga, ma perché? Oh, Aurora, guarda lassù. Perché più in alto dell'alto puoi andare solo tu. Oddio, pure lui, no! Addio, Nicholas. Ci mancherete. Non può essere la fine. Anche voi mi mancherete. Cioè, raga, veramente ci hanno abbandonato tutti. Uffa, non ero pronta io a una cosa del genere, però. Pure Lucciolino ci ha lasciati. Perché, uffa, così presto? Perché? E chi me li apre adesso sti scrigni, uffa? Non ero pronta, raga, non è giusto. Io odio sti momenti di separazione, lo sapete, raga, lo sapete che mi fanno sempre male al cuore. Non è giusto. E chi mi aiuta adesso? Cioè, mi sembra strano che sia arrivato sto momento così presto. Mi sembra così strano. Aurora, tu sei certo di buon cuore, ma molti non sono come te. E qualsivoglia cosa che tu dica, con loro non la spunteresti mica. Non perdere il tuo tempo a spiegare le cose più importanti a cui badare. Vagare più non dobbiamo. Aurora, tu vai avanti. Va dentro lo specchio, ci siamo. Io seguirò senza tanti rimpianti. Ma come possiamo già essere qui, raga? Io non capisco, vi giuro che sono totalmente allibita da sta cosa, perché mi sembra così assurdo che siamo già a sto punto. Cioè, sto già entrando nello specchio. Possibile che io stia tornando già indietro?
Nora, dove siamo? Seguimi, andiamo. Non so più, raga, che dire, che pensare, che fare. Matrigna, Cordelia, sorella! Aurora, ma quale sorpresa! Dove sono? E dov'è papà? Oddio, non mi dire che Nora era in combutta con queste, eh! Riposa le membra. Tu tienila qua. Non ci credo, ci ha traditi! Ma che stai facendo? Siamo una famiglia da un vincolo unite. Mi spiace, Aurora, non siamo alleate. Non ci credo, ragazzi, io non credo a niente di quello che sta succedendo, ve lo giuro! Sorella, Nora, quattro. Nox, io mi chiamo. Ti ammiro, ma come sorella non t'amo. Il mio sangue è del re Regalia. Regalia? Eh? Io sono Umbra, regina, e sposare tuo padre fu una follia. Questa è blasfemia! Sciocca creatura, perirai per mano mia e tuo padre morrà dopo lenta agonia. Le braccia che stringi saranno presto polvere di un mesto ignaggio, questa è la sorte. Io sono la vera sovrana di Lemuria e tu sei del mio nemico la figlia. Chi ha fatto mio padre? Chi? Quella canaglia? Cos'è? Non lo sai? Tua madre da Lemuria ha bandito la mia. Mia madre, lei non conosceva magia. Quella strega, l'abbiamo abbattuta. Ah, la vecchia regina era la mia nemica, e quindi anche tu per una faida antica. Un incantesimo di protezione! Nella falsa corona entra in azione. Guardia, stia nella torre fino alla morte e che mille torture nel mentre abbia in sorte. Ma questa è una stronza! Qualcuno mi aiuti, oh! Guarda com'è bello il cielo. Mamma, vorrei volare davvero. Vorrei volare davvero. In certe parti del mondo succede. Dove? Non ci si crede. Un giorno ci andrai quando sarai pronta. Voglio stare con voi, mamma e papà. E noi con te, ma c'è altro che conta. Potresti essere regina al mio posto, che deve badare ai sudditi tutti. Io spedirò loro messaggi di nascosto. Sciocchina, quella lucciola prendi. Cioè, raga, io dire che sono allibita è dire poco. Cioè, praticamente la regina che, cioè, la tipa che ha sposato il padre di Aurora era praticamente nemica della madre di Aurora che aveva bandito la madre della tipa dal regno. Non ho capito proprio precisamente. Ce l'ho nei miei occhi stupendi. Mamma, mamma, vieni a vedere. Aurora, dov'è che sarei finita? Chissà, dietro il vecchio melo, son qua. Oddio no, Aurora, sono stanca. Ti aiuto io ora. Il cuore, il mio cuore. Mamma, la tua pelle si discolora. No, questo male ti aggredirà. Ma solo una cosa ti proteggerà. Guardiani di Lemuria, la mia supplica ascoltate, dalla mano che mi ha avvelenata, la mia piccola figlia, sorvegliate. Se la minaccia ha un danno mortale, portatela subito al vostro altare. Ecco perché. Questo incanto è lanciato alla mia morte. Il mio ultimo anelito salverà la sua sorte. Non so se si dice anelito, ragazzi, scusate la mia ignoranza. Cioè, ecco perché Aurora era finita lì.
Perché praticamente, padre, ti prego, vieni ad aiutarmi. Mamma, il tuo ausilio non negarmi. Tornate da me. Se una speranza c'è. Era stato il desiderio della madre sul punto di morte che gli abitanti di Lemuria salvassero Aurora, ovviamente, dalla minaccia che aveva ucciso lei. Quel suono, conosco la sua melodia. La regina della luce, la mia signora, la suonava. Tu sei sua figlia che lotta col buio. A combattere la notte maligna sei brava. E come potrei? Sono solo una bimba smarrita che a casa vuole tornare. Codarda, pensa se t'avesse sentita tua madre e non fosse da lungi sparita. Il castello ora devi lasciare e il mondo affrontare, il vero vedere e la tua vera casa trovare. Se ti aiuto, mi devi giurare che il buio affronterai e la terra, la gente, la luce salverai. Lo giuro. Sii forte, sii pronta alla guerra. Ti libererò dal ferro che ti serra. Grazie. Quindi la melodia, insomma, ci ha salvati, ragazzi, perché la guardia l'ha riconosciuta. La suonava la sua regina. Ah, Angus si è unito alla compagnia, suppongo si legga così. Il più alto dell'alto, capitolo 8. Incredibile, ragazzi. Siamo tornati in game. Abbiamo ancora le nostre ali. Io sono ancora stupita da tutto quello che è successo, ragazzi. Sono veramente curiosa di vedere come proseguirà la storia. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Lo budoscio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.